Permettetemi però, prima di iniziare, di ringraziare Claudio Fava, anche se non è presente ma sta veramente letteralmente volando qui da noi e dovrebbe arrivare fra poco. Lo ringrazio non soltanto perché ci ha voluto in questo progetto e ha premiato questa partecipazione con la presenza di Raffaella nel listino e con la mia nomina ad assessore agli enti locali per il governo che vogliamo, ma lo ringrazio soprattutto perché ha accettato in un momento così difficile questa candidatura e in questo modo ha permesso a molti di noi, a tanti siciliani, di ritrovare un entusiasmo insperato rispetto al voto del 5 novembre. Fava ha sicuramente riempito un vuoto di rappresentatività rispetto allo scenario politico che si profilava e la testimonianza l'abbiamo ogni giorno con tutte quelle persone che ci incontrano e ci fermano e ci dicono sinceramente che diversamente non sarebbero andati a votare. Fava ha riacceso gli animi, ha riacceso la passione politica e ha permesso che in pochi giorni si formasse qualcosa che già covava da tempo, perché molti di noi, molte forze politiche, ma anche tante associazioni che sono impegnate ogni giorno in questo territorio, abbiamo deciso di dire no e di dirlo a una deriva populista della politica e di dirlo anche nei confronti di quella politica che negli ultimi tempi non fa altro che neutralizzare i grandi temi, gli obiettivi per i quali ci siamo sempre impegnati e abbiamo deciso di impegnarsi attivamente in politica. E allora tutte queste forze insieme, vi dicevo, ci siamo uniti nella lista di sostegno per Fava, ma per un progetto che in realtà guarda anche oltre il 5 novembre, che mira alla creazione di una nuova sinistra progressista. E allora ecco perché siamo qui stasera. I temi di cui parlavo prima sono quelli essenziali di sempre, che non possono essere annacquati, non possono essere sviliti, e sono quelli della difesa dell'ambiente, senza se e senza ma. Sono quelli della lotta per le disuguaglianze sociali, tutte indistintamente. Sono quelli per la lotta contro il malaffare, contro la mafia, che sembra essere uscita fuori, cancellata dalle agende politiche, come se tutto è già risolto. E invece no, questa che è la sfida delle sfide, in cui ancora abbiamo tanto da fare, non solo come siciliani, ma come italiani, è e resta al centro di ogni nostro obiettivo. E sono ancora i temi dell'inclusione, sì, dell'inclusione, quella vera, quella che non può essere ridotta a veri e propri lager che nascondono invece interessi economici forti, una speculazione economica grossa dietro questo fenomeno, perché c'è ed esiste dietro la gestione degli immigrati, una gestione che dovrebbe essere riservata a tante altre persone, non sicuramente a molti che non dovrebbero avere niente a che vedere con questo mondo. E sono ancora i temi della gestione dei rifiuti, che deve avere una sola linea, senza nessuna marcia indietro, senza nessun ripensamento, la differenziata spinta. E scusate, permettetemi veramente una digressione, non è forse corretto farlo in questa sede, però la tentazione è troppo forte. E questo lo voglio dire perché su questo aspetto, su questo piano, su cui occorre competenza, occorre il coinvolgimento dei cittadini, occorre un grande impegno. Io penso che questa amministrazione locale ha manifestato la più grande incompetenza. Ed è sotto gli occhi di tutti. Un piano che avrebbe già dovuto dare i suoi frutti dopo 2 anni. Frutti anche positivi nelle bollette di ciascuno di noi, perché le cose sono strettamente legate. Gestione differenziata dei rifiuti significa anche risparmio in bolletta, è l'unica via, e invece viviamo uno scempio totale, evidentissimo. Per non parlare poi del tema dei temi, la sanità, che è anche rispetto della dignità dell'uomo. E invece qui
abbiamo assistito veramente allo scempio più grande da parte di tutta la classe politica, scempio che ha radici lontane ma che affonda ancora le sue radici fino ai giorni nostri e che coinvolge veramente tutti. Buoni sì forse a difendere qualche poltrona di qualche primariato, ma a tagliare in nome di quelle poltrone interi reparti, se non interi nosocomi come quello di Barcellona Pozzo di Gotto. E però sono tutti lì, ce li ritroviamo tutti, in tutte le liste, pronti qui con i loro bei manifesti e i bei faccioni sorridenti che sono qui a chiederci ancora il nostro voto. Ma di fronte a tutto questo non si può dire che una sola parola: vergogna, vergogna! Però tutto questo non ci deve portare all'estensionismo, non ci deve fare dire il 5 novembre io sto a casa, perché così faremo il loro gioco. Loro vogliono proprio questo, vogliono disgustare il cittadino e spingerlo a disinteressarsi della cosa pubblica, in modo che con pochi voti riusciranno a muovere ancora più facilmente i loro pacchetti e a stringere i loro affari, i loro sporchi affari, perché questo sono un comitato di affari e basta, hanno svilito la politica a tutto questo. Per cui se noi oggi siamo qua, se siamo qui a dire no, è perché vogliamo rappresentare una Sicilia che non si rassegna. Vogliamo rappresentare una Sicilia che dice basta, che non ci sta neanche a sentire quello che viene da te e ti dice: ma in fondo a te chi te la fa fare? Chi me la fa fare? Di fronte a tutto questo possiamo fare solo una cosa: pigliare il bastone e tirare fuori gli denti, come diceva poco fa Roy Paci. E poi questo sdegno aumenta ancora di più se assistiamo alle scempiaggini di questa campagna elettorale. L'ultima l'abbiamo vista tutti, penso, poco fa, oggi pomeriggio, sulla mezz'ora dell'Annunziata. Ci siamo resi conto immediatamente, è stato sotto gli occhi di tutti, spiegato il perché il candidato alla presidenza di questa regione, quello che è più avvantaggiato di tutti, sembrerebbe, dei sondaggi, perché si è sottratto fino ad oggi ai confronti, perché ha bisogno del contatto diretto con la gente. Ma quando mai? Quando mai? Lo ha fatto esclusivamente perché così è facilissimo vedere i suoi limiti. E abbiamo visto oggi il re nudo, quello che si vanta di essere legalitario al massimo livello e che è stato incapace di giustificare la sua presenza. E ancora, che facciamo di tutti quelli che si sono candidati senza mettere neppure nei manifesti il simbolo? Perché in fondo che cosa cambia? Che cosa vuoi che sia se poi mi candiderò con Tizio o con Caio? Tanto io idee non ne ho, ma sono lì solo per prendere i vostri voti, punto. E in fondo Ficano e Picore ce l'hanno detto: votiamo per Patanè senza chiederci il perché. E questa è la verità. Per non parlare poi di quello che è accaduto dall'altra parte e che spiega il perché noi siamo qui oggi e non lì con loro. Perché noi abbiamo creduto in una possibile coalizione di centrosinistra, come sempre. Questa frase ormai è il mio tormentone da anni. Peccato che questo centrosinistra di sinistra non ha niente se non fare l'accordo con persone lontanissime da quei temi di cui parlavamo prima, con Alfano. Ma vi rendete conto, dopo tutto quello che ha fatto in questi anni in questa terra, e non solo in Sicilia ma in Italia, noi dovevamo fare l'alleanza con Alfano? Ma dove andiamo? Dove andremo da questa, in questo modo? Dove andremo? Queste sono persone, mi dicono: ma in fondo facciamo un programma, ci uniscono le stesse idee, prenderanno un impegno sul programma. Ma perché voi pensate che queste persone hanno mai letto un programma? Ma quando mai? Quando mai? Quando mai? E invece la verità è una sola, purtroppo, che a furia di reclutare mercenati, questo partito ha perso la sua identità. E oggi sta facendo allontanare le sue personalità migliori. E non posso non citare quello che è accaduto qualche giorno fa col presidente del Senato, Grasso.
episodio emblematico di questo disagio che provano e continuano a provare tante persone che invece hanno contribuito a costruire quella casa e che non la riconoscono più. Ecco perché siamo qua, ecco perché è importante guardare al 5 novembre, ma è importante anche guardare oltre, perché c'è bisogno di un nuovo soggetto politico, c'è un bisogno tantissimo e lo percepiamo ogni giorno. E però per fare tutto questo, affinché ci sia un reale cambiamento, è necessaria la collaborazione di tutti. Noi siamo qui perché non ci facciamo più illudere. È vero, ci dicono sogniamo una Sicilia migliore, lo dicono i loro spot elettorali, anche noi condividiamo questo sogno, però questo non significa che siamo ancora pronti a farci infinocchiare, a fare credere alle favole, a credere a chi promette la rivoluzione, ai falsi imponitori. Noi vogliamo solo risposte concrete, soluzioni, problemi, anche pochi, chiari, ma con una strada per risolvere, che altro non può essere che fare tesoro delle buone prassi e scambiarci queste conoscenze. Ed è quello che stiamo facendo in questo periodo. Credetemi, c'è un'isola ed esiste già, di cui fanno parte tante persone che la pensano esattamente come noi, che si impegnano ogni giorno come noi, esattamente. E tutte parlano la stessa lingua, bisogna solo metterci in rete e andare avanti. Ripeto però che per questo c'è bisogno dell'apporto di tutti, perché non è possibile lasciare tutto nelle spalle di solo pochi volenterosi. Non è possibile, perché il cambiamento è necessario e il cambiamento passa dal coinvolgimento di tutti. Non si può avere tutto e subito, e questo ve lo dico per esperienza personale. E per questo chiudo con un augurio che faccio a voi e faccio a me, che questo possa essere la continuazione di un riscatto che per troppe volte si è interrotto e che però deve continuare. E lo potremo fare solo grazie all'aiuto di voi tutti. Dovrebbe approfittiamo di questo momento per accogliere in piazza Claudio Fava. Adesso devo presentare la candidata e lo faccio veramente con due parole ma significative e importanti, quanto importante è lei. Ci ha fatto incontrare Rita Borsellino quando si è candidata alla presidenza della regione per una sfida secolare, la sfida delle sfide, quella che se avessimo vinto già allora probabilmente non ci avrebbe fatto stare così come siamo adesso. E permettetemi, vorrei che mandassimo un grande applauso anche a Rita per tutto quello che ha fatto per questa terra e continua a fare. Lei c'è stata da sempre, vi dicevo, in tutte le nostre battaglie e da sindaco ha rappresentato mediabilmente l'assessorato, uno degli assessorati più significativi e importanti, che è l'assessorato alla cultura. Grazie a lei abbiamo avviato un percorso culturale enorme, anche che ha coinvolto e ci ha aiutato tantissimo anche la collaborazione con tutte le associazioni culturali del territorio, che sono numerose, sono attivissime, sono preziosissime. E poi penso a tutto quello che è riuscita a fare per le scuole. In un'Italia dove tutti gli edifici crollano, Raffaele è riuscita a calamitare tantissimi finanziamenti, e penso alla scuola della Destra Longano, alla scuola Media Verga, alla palestra, ma anche a tutti i finanziamenti straordinari che sono avvenuti nella scuola Cairoli, nella scuola della Casa del Fanciullo, me ne dimenticherò sicuramente qualcuno, la Dal Contrest, fino all'ultimo mutuo che siamo riusciti a stipulare pochi giorni prima della nostra cacciata contro il finanziamento per la palestra della Bastiano Genovese, a cui poi ha potuto mettere la firma l'attuale sindaco.
oltre 4 milioni di euro di finanziamenti. I risultati li vedete ancora oggi, sono qui presenti sotto gli occhi di tutti e credetemi, tutto questo in 33 mesi non è solo un buon lavoro, è un record. E vi presento la donna dei record, Raffaella Campo. Buonasera a tutti, un grazie a Maria Teresa per queste parole, non immaginavo di essere presentata in questo modo. Un grazie va a Maria Teresa, va a Claudio Fava, al progetto in cui ci ha coinvolto e che ci ha da subito entusiasmato. Un progetto che ha aperto la strada e le proprie porte anche ai movimenti civici e alle esperienze che vengono dal basso e in particolare al lavoro, quindi dando un riconoscimento a quello che è stato il lavoro fatto in questi anni all'interno del Movimento Città Aperta. Per cui un ringraziamento doveroso e particolare io lo voglio riservare a tutti i membri del Movimento, perché la mia candidatura è un pezzettino nasce da un pezzettino di loro, dalla forza che mi hanno saputo dare, dall'incoraggiamento e dal lavoro che dalla crescita anche che è stata fatta in questi anni, anche grazie ai nuovi membri che si sono aggiunti allo zoccolo duro di Città Aperta. E il progetto che abbiamo sposato va nella direzione che abbiamo sempre auspicato, quello di creare gradualmente con obiettivi precisi quelli che sono i presupposti di una città più vivibile e di una regione, in questo caso la nostra prospettiva si amplia, che possa veramente dare seguito a quelli che sono i nostri progetti, le nostre aspettative più alte per la buona politica e per la nostra città. Io credo che per poter raggiungere questo obiettivo si debba innanzitutto rifuggire da due pericoli che in questo momento ci stanno di fronte. Il primo pericolo è quello del disimpegno. Di fronte allo scenario, diceva bene Maria Teresa prima, diceva che il nostro impegno nasce dalla reazione, la reazione al panorama politico che ci troviamo di fronte, la reazione a tutto quello che non ci piace e che vorremmo cambiare. Perché di fronte a questa reazione, di fronte a questa situazione le reazioni potrebbero essere due: quella appunto dell'impegno in prima persona e quella del disimpegno, del disinteresse, del ripiegamento, ed è contro questo che dobbiamo combattere, perché se da un lato è comprensibile perché la sfida è titanica, dall'altro non possiamo assolutamente lasciare che il 5 novembre siano altri a scegliere per noi, altri a dettare le regole, altri a fare i loro interessi che spesso sono lontani da quelli comuni, lontani da quelli che vorremmo essere garantiti. L'altro pericolo, e forse quello più grosso, è il pericolo di essere attratti da quella che può apparire al centrodestra come una coalizione, una compagine compatta. A ben guardare invece questa apparente compattezza altro non è che una visibile accozzaglia, ed è da questa che bisogna proprio prendere le distanze, perché il rischio è quello di andare a supportare, anche magari credendo di dare il voto ad un candidato che può essere vicino, no, al nostro mondo, che magari è un candidato onesto, di andare a supportare quella che è una coalizione che nasce e si è sviluppata su basi assolutamente errate e sbagliate. E sotto gli occhi, proprio oggi lo ribadiva in trasmissione il candidato del centrodestra, diceva: io sono pulito, e poi aggiungeva: voi non dovete votare gli impresentabili che ci sono nelle nostre liste. No, questo noi non lo accettiamo, questo non è possibile accettarlo, perché soprattutto un candidato presidente deve farsi garante, deve dare un imprinting alle sue liste, deve fare in modo che il filtro debba essere attuato a monte, proprio nella scelta dei candidati da inserire nelle proprie liste, anche perché il progetto poi alla fine è unico, non si può pensare di dare seguito o dare fiducia ad uno di questi pezzettini, perché il progetto è unico ed è in quella direzione che evidentemente il candidato del centrodestra vuole andare. E basta guardare le sue liste
per vedere chiaramente chi c'è in queste liste e qual è la visione politica di questo progetto. Noi ritroviamo in queste liste i candidati fidati di Cuffaro, che noi sappiamo è stato condannato per favoreggiamento a Cosa Nostra, i candidati di riferimento di Lombardo, che è stato condannato per voto di scambio, e vediamo anche tra i possibili designati assessori personaggi che fanno veramente parte di quella vecchia politica che noi vorremmo finalmente venisse spazzata via dal nostro panorama. Vi faccio qualche nome, perché sono quelli che più mi hanno colpito. Io mi riferisco per esempio alla Galla, che è stato l'assessore alla sanità di Cuffaro, è stato cioè colui che è diretto corresponsabile del disastro che noi vediamo nel sistema sanitario locale e regionale, e coloro che hanno portato la Sicilia a indebitarsi a causa e che hanno poi portato tutto un fiume di soldi nelle tasche della sanità privata a discapito dei servizi pubblici che dovevano andare al cittadino, e questo noi lo stiamo vedendo sulla nostra pelle, non è qualcosa di lontano. Noi oggi, se vogliamo avere accesso ai servizi sanitari di base, abbiamo delle enormi difficoltà. Oggi siamo stati spogliati anche del servizio di pronto soccorso, per cui su questo dobbiamo riflettere. Un altro esponente che rischia di diventare assessore qualora vincesse il centrodestra è Armao, che è stato invece assessore all'economia del governo Lombardo. Anche qui un uomo che ha fatto del trasformismo la sua cifra distintiva e che ha amministrato con grosse contraddizioni, anche grosse contestazioni, quelle che sono le finanze della regione Sicilia. E un accenno lo voglio fare anche al possibile assessore alla cultura, che probabilmente sarà Vittorio Sgarbi, che ci ha anche dato la sua, ci ha come dire, onorato della sua presenza proprio recentemente. Le parole che lui ha detto proprio qui a Barcellona per me sono di una gravità proprio inaudita. Ma perché? Perché Vittorio Sgarbi sarà pure un uomo di cultura, ma è anche un uomo che sa fare della parola come dire, un gioco, quasi un gioco che spesso sconfina nella menzogna. Un sofista dei nostri tempi, io lo definirei. Lui è venuto qui a Barcellona Pozzo di Gotto a parlarci di mafia, a dirci che la mafia esiste, non esiste, a confondere quello che è invece un tema su cui i politici devono assolutamente dare delle parole chiare, delle parole dirette, senza ambiguità. Addirittura ha detto che il voto di scambio è un voto di riconoscenza e di conoscenza. E ecco, io credo che noi queste parole qui non le possiamo assolutamente accettare, e pertanto non possiamo accettare tutti coloro che possono pensare di governare la Sicilia su questi presupposti. E qui sto parlando quindi di possibili assessori. Se andiamo nelle liste, noi troviamo addirittura candidati condannati, e condannati per reati come abuso di ufficio, falso, corruzione. Cioè, noi vogliamo veramente dare la Sicilia in mano a queste persone? Su questo noi ci dobbiamo interrogare. Noi in questo momento stiamo tradendo quello che forse è l'insegnamento più alto che ci ha lasciato il giudice Paolo Borsellino, il quale già 25 anni fa ci metteva in guardia e ci diceva: non basta apparire onesti, bisogna essere onesti. Lui stesso ci diceva: non dobbiamo attendere le sentenze, non dobbiamo attendere che siano altri a certificare la disonestà di qualcuno, quando le evidenze sono chiare e ci sono delle ragioni di opportunità che devono tenere lontani certi soggetti dalla politica. Ecco, tutto questo è quello che ci ha spinto a dire no ad un impegno diretto e ad accettare con forza quello che è il progetto chiaro, limpido e serio che è stato sposato e a capo Claudio Fave, che speriamo possa rappresentare per la Sicilia un momento di riscatto e di finalmente presa di coscienza. Ora voglio archiviato questo capitolo, che però va andava sottolineato, io voglio fare solo qualche passaggio su quelli che sono i punti cardine del nostro programma. Scusate, avevo dimenticato un aspetto. E l'aspetto è quello che, di conseguenza, se questo è il panorama che ci viene proposto, di conseguenza nessuno dei candidati che sono anche locali collegati a quelle liste sono accettabili e votabili.
L'altro giorno qui è venuta addirittura la Meloni a dire, a incensare la sua lista, a dire la mia lista è pulita, i miei candidati sono puliti. Nessuno lo mette in dubbio, ma se fai parte di un progetto, quello non può bastare, perché è il progetto che conta e la visione che questo progetto ha. E se questo progetto che viene proposto dal centrodestra altro non è se non una cozzaglia, nessuno di questi candidati può garantire qualcosa di serio e può incidere su un'azione politica seria. D'altronde noi ci siamo anche abituati a vedere dei cambiacasacca non indifferenti. Noi abbiamo visto per esempio come ci siano degli onorevoli che da sinistra sono passati a destra proprio nell'ultimo minuto, perché fiutano forse il vento della vittoria oppure hanno ricevuto qualche promessa elettorale. Così come assistiamo nelle liste del centrodestra alla presenza di figli d'arte che sono chiaramente visibili nella loro limpidezza, direi, che sanno che gli interessi di cui sono portatori sono lontanissimi da quelli che sono appunto gli interessi legali e legati appunto ad una gestione pulita della cosa pubblica. Detto questo, passo ad elencare quelli che sono alcuni dei punti fondamentali del programma, forse ho anche scritto troppo, però ci tengo perché questa è un'occasione importante. Più che altro perché ci sono dei punti del programma che sono calati nella nostra realtà e che hanno un significato diverso in provincia di Messina, in particolare a Barcellona, a Milazzo e nell'Interland. Uno dei punti fondamentali, ne ha già parlato Maria Teresa, è quello dell'ospedale e della difesa del diritto elementare che dobbiamo avere alla salute. Il secondo punto è quello che riguarda la difesa dell'ambiente e la prima battaglia in questo settore sarà quella contro l'inceneritore. Ci vogliono far credere che l'inceneritore sia la panacea di tutti i mali, ci vogliono far credere che si possa risolvere l'emergenza rifiuti che attanaglia la nostra regione attraverso un inceneritore sovradimensionato all'interno del quale probabilmente andranno ad essere bruciati i rifiuti di mezza Italia. Questa ovviamente non è la strada, lo abbiamo anche chiaramente visto quando eravamo amministrazione e abbiamo infatti immediatamente, siamo stati uno dei primi comuni ad avviare un piano rifiuti. La strategia che ci deve guidare è quella verso i rifiuti zero ed è verso questa strada che dobbiamo remare. E in quella zona, la zona della raffineria della centrale Enel, deve essere bonificata, quella zona deve essere restituita una dignità, quella dignità che le è stata tolta in tutti questi anni e deve ritrovare quella zona dopo aver dato tanto ed aver ricevuto anche tanto inquinamento, deve ritrovare la propria vocazione turistica. Pertanto un altro punto su cui dobbiamo soffermarci è proprio quello in Sicilia, forse una delle terre più belle che possano esistere, dove abbiamo il mare, abbiamo le spiagge, abbiamo i borghi, abbiamo le colline, non ci manca niente dal punto di vista culturale, archeologico, paesaggistico, quindi un piano strategico per il turismo credo che sia uno dei punti fondamentali della nuova politica che attende il nuovo governo regionale, perché attraverso il potenziamento del turismo, in questo momento la Sicilia è al nono posto per attrazione turistica tra le regioni italiane quando è sotto gli occhi di tutti, ha tutte le carte in regola per essere al primo posto, per cui una politica seria deve lavorare in questa direzione, deve lavorare ad un miglioramento anche di tutte quelle che sono le infrastrutture che sostengono questo, che possono dare un sostegno forte a questo settore, che poi rappresenta di conseguenza anche una spinta occupazionale, perché può rappresentare, può offrire tanti posti di lavoro. E quali altri punti possiamo mettere? Ce ne sono tanti, ora devo
Sì, mi suggerisce. Per riuscire a veramente cambiare il volto della nostra Sicilia, un altro punto di svolta è quello dell'utilizzo dei fondi europei, perché noi siamo in attesa di avere la possibilità di spendere circa 11 miliardi in questo settore grazie a quelli che sono i fondi strutturali, e noi sappiamo che la Sicilia è stata capace di rimandare indietro perché per incapacità progettuale o anche per impossibilità a gestire un flusso così enorme di denaro e soprattutto a livello progettuale tantissimi milioni di euro, ed è chiaro invece che soltanto se un governo competente potrà riuscire a sfruttare appieno questi fondi. Salto gran parte dei punti perché sono certa che ne potrà parlare Claudio. L'unico su cui mi voglio soffermare è quello che riguarda le politiche sociali, perché credo che sia di fondamentale importanza, perché noi oggi siamo di fronte ad un aumento della povertà relativa e della povertà assoluta. Anche nel nostro comune noi vediamo come i servizi sociali siano ridotti all'osso e non riescano ad offrire il minimo alle fasce deboli. Quindi credo che un impegno forte debba essere preso in questa direzione, un impegno forte che deve far approvare in Sicilia il REI, cioè il reddito di inclusione attiva, e che debba attivare anche altre proposte. Claudio Fava si è già espresso, ha detto che una delle prime azioni che farà una volta arrivato alla presidenza sarà quello di approvare quello che è il disegno di legge contro la povertà in Sicilia, e questo è un punto al quale io chiedo anche un altro impegno, l'impegno che da più parti è stato chiesto. Nel luglio scorso è stato approvato un decreto, sui servizi sociosanitari, che per la prima volta dopo tantissimi anni in Sicilia ha stilato le linee guida per quanto riguarda quelli che sono i servizi di cura agli anziani nel settore della salute mentale e nel settore dell'assistenza domiciliare. Per la prima volta è stato messo nero su bianco un concetto fondamentale, che è la centralità della persona e il diritto di questa persona all'inclusione, al lavoro e alla è un sostegno proprio nella propria dimensione di vita. Ecco, l'impegno che chiediamo oggi a Claudio è proprio questo, di dare sostanza a questo decreto, che ovviamente non deve restare lettera morta, ma deve essere fortemente, bisogna trovare insomma le risorse per poterlo rendere effettivo, e perché questo può rappresentare veramente un motivo per alleviare le condizioni di tanti che soffrono, ma anche un'opportunità che viene data alle fasce deboli, perché dobbiamo uscire sempre da quest'ottica assistenziale e dare opportunità di sviluppo, opportunità di lavoro, perché solo questa è la direzione per la crescita. Un ultimo punto che lo stavo dimenticando, ma mi sta molto a cuore, è quello che riguarda i nostri giovani, in particolare quelli che noi sappiamo spesso sono costretti ad andare via, circa 25.000 giovani l'anno che lasciano la Sicilia. Noi questo non lo possiamo accettare, e per riuscire a far restare i giovani noi dobbiamo garantire loro quelli che sono innanzitutto un percorso scolastico serio, e lottare con tutte le forze contro la dispersione scolastica, e questo si può fare, ci sono strumenti che possono essere messi in atto, e poi dare loro un sistema di formazione professionale serio che possa essere finalmente svolto da enti accreditati, da enti seri che siano totalmente sganciati dalla politica. E questo è una cosa che si può fare immediatamente, che tutti noi cittadini possiamo dare un contributo in questa direzione proprio il 5 novembre prossimo, andando a selezionare, a scegliere quelli che sono i candidati da non votare per quanto riguarda questo settore. Grazie. Do un'occhiata. Va bene. Ho un elenco, no, vado a concludere. Quello che vi ho appena detto non è un libro dei sogni, cioè per me è il minimo indispensabile che un paese civile possa offrire. E per questo dobbiamo lavorare sodo, e per questo ci vuole impegno,
serietà e passione, ed è quello che da sempre abbiamo cercato di garantire nella nostra piccola vicenda politica, che però ha un suo valore e che può avere in questo momento un significativo momento di progresso, di crescita, ed è per questo che chiediamo il vostro sostegno, ed è per questo che io oggi mi rivolgo a tutti i cittadini anche che sono in dubbio se votare in base ad un'appartenenza politica oppure no. Mi rendo conto che ci sono molti di voi che sono legati a dei partiti di sinistra, però è vero anche che mi rendo conto che io sono l'espressione di un movimento civico, che magari posso non rappresentare pienamente quella che può essere la vostra, la vostra identità. Però è vero anche che questa competizione elettorale qui a Barcellona si profila in maniera piuttosto anomala. A sinistra noi vediamo che c'è un vuoto, e questo vuoto forse può essere colmato da quello che può essere definito un anello di congiunzione. È vero, noi abbiamo fatto politica al di fuori dei partiti, e l'abbiamo fatto forse soprattutto perché dei partiti non abbiamo mai condiviso fino in fondo il metodo. Anche in questa campagna elettorale noi abbiamo visto troppo spesso che le decisioni venivano prese altrove, venivano prese in altre stanze, venivano prese a Roma, e senza il coinvolgimento reale della gente, senza il coinvolgimento di chi in queste terre, tra queste strade ci abita e ci combatte giornalmente. Per cui questo è anche quello che fa allontanare i cittadini e gli elettori dalla politica, e questo divario bisogna lavorare, bisognerà lavorare anche nel futuro. Io non mi ritrovo neanche nel metodo che utilizzano i 5 Stelle, perché anche loro li vedo troppo rigidi, e alla fase della contestazione deve sempre poi seguire quella che è la fase della costruzione e del dialogo, quel dialogo che anche da movimento noi abbiamo sempre cercato con tutte le parti politiche che condividono i nostri obiettivi e i nostri temi. Ed è in questa direzione, su queste basi, che io vi chiedo un appoggio esterno, un sostegno alla mia candidatura, e come cittadina barcellonese, ma soprattutto come esponente di quella che è una politica che va in una direzione diversa rispetto al panorama che abbiamo delineato, prima. La politica deve fare rete, non deve creare recinti, deve creare ponti, e questi ponti li possiamo creare insieme, mettendoci insieme a discutere, a lavorare su quelli che sono gli obiettivi comuni, su quelli che sono i temi importanti per la nostra città e per il nostro territorio. E in ultimo voglio fare solo una citazione, perché molti lo sanno soprattutto i miei studenti: 100 passi è il mio film preferito, l'ho visto tantissime volte. E quando infatti ho visto che era stato scelto questo il titolo di questo film per la lista, mi sono emozionata, anche se mi rendo conto che ovviamente è un titolo simbolico che allude anche a ben altro. Il contenuto di quel film è stato parte della mia formazione, anche della mia formazione politica, perché I 100 passi è un film che non parla solo di mafia, parla di una tragica esperienza di mafia che ha colpito Peppino Impastato, ma parla soprattutto di sentimenti, parla di emozioni, parla di conflitto intergenerazionale, ci mette a confronto con quella che è la nostra anima siciliana più tragica e più forte, perché ci fa scontrare contro le nostre contraddizioni, con il nostro eccesso di identità, con la nostra tendenza all'insularità d'animo. Ed è proprio pensando ad una delle frasi di Peppino che io voglio concludere questo comizio. Peppino diceva a un certo punto del film Occupa Radio Out, e poi dice: Noi non siamo a Parigi, non siamo a Woodstock, non siamo sull'isola di Wight, noi siamo in Sicilia, e qui non aspettano altro che il nostro disimpegno e il nostro rientro alla vita privata. E questo noi non lo faremo mai, saremo qui, ci saremo anche dopo, e vi ringrazio. Parola a Claudio Palma. Intanto è un piacere ritrovarsi qui, perché è una piazza di amici, è una piazza amica, è anche un piacere ritrovarsi un palco più basso di quello che ogni tanto, quando venivo, sentivo oscillare sotto di me.
È una campagna elettorale che ha interpretato in modo abbastanza curioso una parola che avete sentito attraversare comizi, piazze, trasmissioni televisive, spesa, sbandierata, lasciata rotolare sulla folla, la parola onestà. E io, che vengo da questa breve apparizione televisiva oggi pomeriggio a Roma, mi rendo conto che forse la parola onestà comincia ad essere una parola un po' bugiarda. È una parola che dice, ammicca, tace, è un po' reticente, un po' opaca. Preferisco la parola verità. Preferisco la parola verità perché quando io sento Nello Musumeci che ci spiega oggi che ha preso i nomi dei candidati e le sue liste leggendo i giornali, mi rendo conto di quanta verità serva la Sicilia, di quanta ipocrisia, di quanta menzogna. E mi rendo conto che alla fine noi questo lavoro l'abbiamo fatto, un lavoro di verità. Io non ho appreso sulle pagine dei giornali i candidati della mia lista. Io sono venuto a parlare con Raffaella Campo molte settimane prima, qui a Barcellona, e le ho chiesto di candidarsi. Così come i nomi dei nostri assessori non sono un segreto di fatti, ma non sono l'occasione di una trattativa estenuante con le forze politiche, con i partiti. Guardate che anche i Centopassi raccolgono, si rivolgono a tutti i siciliani, tutti, tutti, anche quelli che hanno il cuore a destra, vi spiegherò perché. Ma partono dalla capacità di mettere insieme tutte le formazioni, i partiti, le storie, la tradizione della sinistra. Lo abbiamo fatto senza punteggiatura, senza virgole, senza trattini, senza aggettivi. Lo abbiamo fatto senza dover nemmeno offrire questa parola, perché sta già dentro la storia di ciascuno di noi, sta dentro la scelta del nome che ci siamo dati, Centopassi. E alla fine gli assessori che io ho indicato, li ho indicati non perché qualcuno mi avesse chiesto, suggerito, mormorato, preteso, perché rappresentassero un punto di equilibrio necessario, ma perché penso che siano le persone migliori sul piano della qualità, della competenza e pensate un po' dell'autonomia. L'autonomia, poter rispondere soltanto alla comunità dei siciliani e non a un partito, a una parrocchia politica, a un micro appartenenza. E quindi mi fa piacere essere qui anche perché Maria Teresa Colli, che è una degli assessori che abbiamo indicato, è una delle risorse più preziose che noi stiamo offrendo al giudizio degli elettori in questa campagna elettorale. E lo dico con grande convinzione, sapendo di dire cose che voi già sapete perché conoscete le sue qualità, l'avete apprezzata come sindaco. Che io le sue qualità le conosca è un fatto non sospetto, risale a tempi non sospetti, risale ai tempi in cui lei era sindaco, e io assieme a lei ho cercato, ho sperato, ho atteso, ho voluto tutto quello che poteva essere nelle nostre corde perché questa esperienza fosse davvero un'esperienza lunga, appartenesse come al piacere della politica che a Barcellona finalmente si riscopriva. Maria Teresa Collica ricomincia intanto da assessore della giunta di Claudio Fava al governo della regione, per poi continuare in altre straordinarie battaglie che la aspettano e che aspettano ciascuno di voi. Verità, amici miei, verità, vuol dire che noi dobbiamo anche capire che la verità è fatta di nomi e cognomi, è fatta della capacità di chiamare le cose col loro nome, è fatta della disponibilità di metterci la faccia. Ve lo dico perché ho un elemento di disagio pensando alla trasmissione di oggi pomeriggio, quando a un certo punto alla domanda della giornalista che parla a nome di una nazione che vuole sapere cosa sta accadendo in Sicilia, solo qualche imbecille può pensare che questa è un'elezione locale. Questa non è un'elezione locale, in Sicilia mai ci sono state elezioni locali. Il significato delle elezioni in Sicilia si proietta sempre sul resto del paese, perché la qualità della politica, la qualità delle contraddizioni, la qualità della sfida in questa terra è sempre una sfida altissima, ed è una qualità che noi offriamo nel bene o nel male al resto del paese, perché questa è una terra in cui bisogna parlare anche di mafia, perché questa è una terra in cui chi si candida a governare la Sicilia deve ricordare che c'è stato un presidente ammazzato dalla mafia, due presidenti costretti alle dimissioni perché considerati amici dei mafiosi. Per cui non si può fare finta che queste elezioni riguardino soltanto un gruppetto di sudditi siciliani. E quindi questa giornalista giustamente chiedeva, voleva capire, e io ho provato a spiegarle fuori di metafora, perché mi piace uscire dalla metafora. È troppo comoda la metafora, è troppo comodo a prendercela col destino cinico e baro, con gli dei che non ci amano. Bisogna mettere nomi e cognomi, spiegare di cosa siamo il frutto,
Qual è il destino che ha determinato le condizioni in cui ci troviamo? Quelle cifre tremende, tragiche, oscene, che ci vengono ripetute ogni giorno, di cosa sono figlie? 59.000 persone che hanno perso il posto di lavoro quest'anno, di cosa sono figli? Metà dei ragazzi che hanno scelto di non immatricolarsi più all'università, i 25.000 che se ne vanno ogni anno, i 13 punti di PIL che abbiamo perso in questi 5 anni, il 12% di famiglie in una condizione di povertà assoluta e i 340.000 ragazzi dai 19 ai 29 anni che hanno scelto di non cercare più un lavoro, né formazione né studio, che si sono rassegnati. Come sono accadute queste cose? E allora, per capire come sono accadute, noi dobbiamo guardare in faccia questa terra, la politica, chi ha fatto la politica, avere memoria dei fatti, delle azioni, delle omissioni, delle reticenze, altrimenti non lo spieghiamo, non riusciamo a capirlo. E allora quelli che non vogliono andare a votare, i rassegnati, avranno ragione di considerarsi rassegnati, perché nessuno gli sta spiegando di che cosa è figlia la loro rassegnazione. Per cui oggi pomeriggio ho provato a spiegarla a Musumeci, che non era più un ologramma, finalmente era lì col suo pizzetto presente in un'altra città e almeno si poteva dialogare a distanza. Gli ho spiegato, guarda, che quando noi parliamo di liste pulite, dobbiamo finire con questa, come dire, foglia di fico dietro la quale nascondiamo le cose innominabili. Le liste pulite non sono pulite perché tu non hai ricevuto mai un avviso di garanzia, perché il tuo candidato non ha mai ricevuto un avviso di garanzia, perché non è stato rinviato a giudizio, perché non è stato condannato. Le liste pulite non sono un certificato penale. La qualità della politica non passa attraverso un certificato penale. Gli ho fatto un nome e un cognome. Gliel'ho fatto di proposito, perché è bene che si sappia di cosa stiamo parlando, perché lui è stato il presidente della commissione antimafia regionale, perché ci ha riempito di carte in commissione antimafia nazionale, ci ha raccontato quello che stava accadendo a Catania, che non è un altro pianeta, in questa regione e nella sua città, e ci ha raccontato di consiglieri comunali eletti in nome per conto di famiglie, la cui caratura mafiosa era certificata da processi che si erano già conclusi. Ci ha raccontato di questo signore Riccardo Pellegrino, candidato in Forza Italia, consigliere comunale più votato a Catania, che si voleva candidare anche alla regione. E la presidente della commissione antimafia ci diceva: siamo preoccupati, perché fratello di un signore che è condannato per mafia, che è considerato un punto di riferimento per la famiglia Mazzei, per i suoi comportamenti, per le sue frequentazioni. E noi come commissione antimafia abbiamo proseguito il nostro lavoro di indagine e abbiamo acquisito gli atti di un'inchiesta della Guardia di Finanza, che un giorno ha piazzato le telecamere nella redazione di un giornale. Ve lo racconto in modo che voi lo sappiate e che possiate anche spiegare ai vostri amici di destra, che vanno rispettati in questa loro idea, in questa loro cultura politica, in questa loro passione, ma che devono scegliere di chi possono fidarsi. Io di Musumeci, se fossi un uomo di destra, non mi fiderei più, perché ricordo anche una destra che aveva un senso alla morale, che aveva un suo rigore, che non ricordo avere frequentato questa città e che non ritrovo nelle parole di Musumeci. Insomma, questo ragazzo, questo ex ragazzo, chiama il direttore di una testata web e gli dice: dovrei venirle a parlare. Di cosa? Dovrei venire a parlare di alcune cose assieme al mio amico. Il mio amico si chiama Carmelo Mazzei, il figlio di un latitante mafioso. Ma è un dettaglio. Lui è incensurato, alla mia età, insieme veniamo, vorremmo raccontarle alcune cose. E si presentano in redazione. Si presentano in redazione per spiegare che non gradiscono il modo in cui la famiglia Mazzei, i Carcagnosi, è una dei pilastri della storia di Cosa Nostra in Sicilia, con un nonno al 41 bis, un padre all'epoca tra i latitanti più ricercati d'Italia e un figlio che si presenta, accompagnato dal consigliere di Forza Italia, alla redazione del giornale per redarguire il giornalista e il direttore, dicendo: non ci piace il tono che usate. E quando il direttore di quel giornale risponde: guardi che non è un tono che usiamo noi, ma sono atti giudiziari, se suo padre è un latitante non è colpa nostra, se suo nonno è al 41 bis non è colpa nostra, sono fatti, atti giudiziari. E questi insistono spiegando che anche se sono atti giudiziari gradirebbero un po' più di rispetto quando vengono nominate certe famiglie. Bene, c'è un problema di cui due signori non sono al corrente, che il giornalista ha avvertito la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza è venuta qualche ora prima, ha piazzato due telecamere che stanno riprendendo l'incontro, che poi diventa un dossier di 240 pagine che Nello Musumeci conosce da molti e molti mesi, come lo conoscono tutti i componenti della Commissione Antimafia regionale, come lo conosce naturalmente la Commissione Antimafia nazionale. E in quel dossier ci sono le trascrizioni delle chiacchiere in libertà
E a un certo punto questo giovanotto, Riccardo Pellegrino, Forza Italia, fratello di un signore che in questo momento è sotto processo per associazione mafiosa, spiega: caro direttore, ma lo sa come sarebbe bello se qui ci fossero ancora i mafiosi di una volta? I Santa Paola, i Cappello, i Mazzei, tutto questo manicomio non ci sarebbe. Noi ci ridiamo, amici miei, ma voi vi rendete conto che questo signore, grazie a Musumeci, rischia di diventare deputato regionale, di portare questa cultura all'interno dell'assemblea regionale, di rappresentare anche voi, i suoi idoli sono i capi della mafia, in nome di quegli idoli si candida, chiede i voti, li ottiene e si fa eleggere. E Musumeci vuole venirmi a raccontare a me e ai suoi lettori che ha scoperto della presenza di Riccardo Pellegrino soltanto nei giornali? Io sono andato a fare un comizio a San Cristoforo, quartiere duro, difficile della mia città, duro e difficile. E sono andato a fare un comizio in punta di rispetto, non come i colonizzatori, non come quelli che vanno col giubbotto antiproiettile. Sono andato lì a dire: cari amici di San Cristoforo, quartiere dimenticato, come tanti quartieri delle nostre città sono dimenticati. E poi non sono i luoghi in cui soltanto per caso accade che c'è una recrudescenza criminale, che c'è una densità criminale particolarmente elevata, accade perché spesso le città hanno voltato le spalle a quei quartieri. Io gli ho detto alla gente di San Cristoforo che sono con loro e vorrei che non si sentissero costrette ad assomigliare a questo candidato Riccardo Pellegrino del loro quartiere, che non si sentissero costrette ad avere malinconia per i miti, per gli dèi della mafia che non sono più tra noi, che si sentissero libere di poter esprimere un voto con passione, con civiltà e con responsabilità, che si sentissero di vivere in un paese libero dalle tossie della mafia. Io questo comizio l'ho fatto assai prima che le liste pubblicassero i nomi dei candidati, per cui quando sento dire oggi in diretta televisiva Danello Musumeci, pizzetto risorgimentale, il suo certificato penale in mano per dire non ha ricevuto mai una comunicazione giudiziaria, questa parola onestà che è piena di parole, di vento, di vocali, di punti esclamativi, che viene sempre offerta in pasto alla gente, vi dico basta, dobbiamo pretendere la verità, la devono pretendere tutti, anche quelli che non ci voteranno. Dobbiamo pretendere verità da coloro che si sono riempiti la bocca della parola onestà, perché l'onestà è una pratica che va declinata, che va condivisa, è una pratica complessa, che richiede la capacità di scegliere, che richiede la capacità di fare nome e cognome. Questo lo dico ai miei amici abatini di 5 Stelle. Abatini, chi ha memoria ricorderà come Gianni Brera raccontava Rivera. Abatino, nel senso che la gamba non gliela metteva mai, straordinaria classe, l'avessero i 5 Stelle, ma la gambetta non gliela metteva mai. Io non ho sentito una sola volta da Giancarlo Cancelleri, sotto il titolo Impresentabili, metterci qualche nome e cognome. Così una sola volta, a dire anche lui, Riccardo Pellegrino, Santa Paola, Mazzei, Carcagnosi, una sola volta che ci dicessero stiamo qui su questa terra, non su un altro pianeta, una sola volta che uscissero dall'anonimato dei titoli, gli impresentabili, e mettessero la faccia sui nomi e cognomi di coloro che non devono essere eletti, che lo dicessero, che lo raccontassero alle loro piazze. È venuta a Piazza Università con Grillo, accompagnato per mano, e c'erano 1000 persone. Hanno parlato per un'ora e mezza a lui, Di Maio, il Grillo e naturalmente Cancelliere Di Battista. Non uno di loro che abbia, come dire, provato a raccontare nella concretezza come la mafia si è impadronita e vuole continuare a impadronirsi la politica, in che modo, attraverso quali strumenti, attraverso quali famiglie, attraverso quali fatti, attraverso quali nomi, attraverso quali liste. Se queste cose non si dicono, ma che vuol dire parlare di onestà? L'onestà bisogna pretende che ci sia anche il coraggio di comportamenti conseguenti. L'onestà vuol dire poterci ricordare di un atto, uno solo, che in questi 5 anni di opposizione 5 Stelle ha prodotto e ha portato al giudizio della società siciliana. Non lo ricordo, non ne ricordo uno. Ricordo soltanto la madre di tutte le battaglie in questa campagna elettorale, 5 anni fa, giorno per giorno nei loro 5 anni di attività parlamentare all'Assemblea regionale, tagliamo i vitalizi, ma davvero pensiamo che tagliare i vitalizi sia la soluzione per i mali della Sicilia? Risparmiare 14 milioni di euro? O serve soltanto ad assecondare la piazza, ottenere qualche risata, qualche applauso, qualche complimento? È questa la politica, non c'è verità.
quando tu cerchi l'applauso facile, parlando della casta dei politici, dei costi della politica e facendo finta che quella sia la soluzione di tutti i mali della Sicilia, sei un bugiardo, sei un ipocrita, cerchi l'applauso e non cerchi la verità, perché la verità pretende impegno, pretende risposte, pretende la capacità di raccontare cos'è davvero accaduto. Noi non raccontiamo cos'è accaduto, lo raccontiamo perché siamo al 12% di raccolta differenziata, perché altrimenti sembra che noi siamo soltanto capaci di essere, come dire, praticamente ingrasciati come siciliani, non sappiamo fare la raccolta differenziata, non sappiamo, come dire, andare incontro a un elemento di elementare civiltà che ci viene imposto dalle direttive europee, ci viene suggerito dal Papa, il quale parla in un'enciclica di economia circolare e ci dice: sapete che l'economia circolare, cari cattolici di tutto il mondo, l'economia circolare vuol dire combattere gli sprechi, vuol dire riuso, riciclaggio, vuol dire farsi carico attraverso quell'obiettivo anche degli infiniti dolori di un pianeta che soffre, perché non soffre soltanto la Sicilia. E perché noi siamo al 12%? Chiediamocelo. Noi siamo al 12% perché abbiamo continuato a ritenere che la spesa urgente e necessaria fossero i 430 milioni di euro che paghiamo alle grandi discariche private per continuare a mandare in modo indifferenziato tutto quello che raccogliamo, perché ripubblicizzare il sistema, passare dal privato al pubblico, evitare la grande discarica del privato, andare verso sistemi di smaltimento ecosostenibili, vuol dire un danno ingente dal punto di vista economico, per chi riceve ogni anno 430 milioni di euro. E se i grandi proprietari delle grandi discariche hanno grandi cognomi, rappresentano la parte più nobile di Confindustria, vi rendete conto che alla fine, per garantire questi margini di profitto, non siamo nelle condizioni in cui ci troviamo? Molte battaglie elementari, di elementare civiltà, che stavano dentro il programma di 5 anni fa di Crocetta, si sono perdute, si sono smarrite, perché alla fine cosa le teneva insieme? Quali erano gli interessi reali? Qual era la platea di fidelizzati che avrebbe votato grazie a una battaglia sull'acqua pubblica? Io vado in giro per la Sicilia e mi dicono: ma lei, onorevole, se lo ricorda che abbiamo vinto un referendum e poi abbiamo deciso pubblicizzare l'acqua, fare in modo che questa risorsa sia davvero bene di tutti, davvero possiamo avere bollette un po' più basse, un po' meno care, davvero possiamo avere un sistema idrico che non spreca il 55% in tubature dell'anteguerra? Perché tutto questo non è accaduto? Provate a chiederlo agli agrigentini, Girgenti Acqua, una società privata che appartiene a una delle persone più ricche della Sicilia e che continua a mantenere bollette alte, poca acqua e tubature bucate. E allora perché questa non diventa, come dire, una vertenza politica naturale, necessaria? E perché non sento una sola parola dall'opposizione che pretenda che questa battaglia diventi di dominio pubblico, appartenga all'opinione pubblica dei siciliani, la porta in piazza come porta in piazza il taglio dei vitalizi? Per quale ragione la legge sul diritto allo studio, quando sentiamo che tutti si riempiono la bocca col dramma di questi ragazzi che se ne vanno e continuano a dire col massimo dell'ipocrisia e il minimo della verità, questi ragazzi che sono il nostro futuro, poi ascolti quelli ti dicono: oh, ma quale futuro? Noi siamo il presente e nel presente soffriamo, nel presente perdiamo dignità, nel presente vogliamo risposte. Ci sono leggi sul diritto allo studio, i segni di legge che giacciono nei cassetti molto capienti all'Assemblea regionale da 20 anni. Non è stato il governo Cuffaro, né il governo Lombardo, né il governo Crocetta che li hanno portati in discussione al voto. La legge sul diritto allo studio, per capirci, non è che risolve il problema dell'emigrazione intellettuale, però qualche punto di dignità lo offre a questi ragazzi, nel senso che dice: sai che c'è, se tu hai merito, per ragioni di reddito scarso, per ragioni di profitto scolastico, per ragioni di qualità, io ti accompagno, ti sostengo, ti aiuto, ti metto in condizione di poter investire sul tuo sapere, ti metto in condizione di poter studiare. E noi abbiamo inventato una cosa straordinaria in Sicilia: la differenza tra... c'è uno che ha fatto cenno così l'orologio, se devo chiudere ditemelo. Ah no, perdono. Quando ti fanno segno così, ragazzi, no, pensate che qualcun altro dovesse venire a prendersi la piazza e il palco, basta. No, vi dicevo che noi abbiamo costruito questa straordinaria dicotomia per cui da una parte abbiamo gli aventi diritto, quelli che hanno diritto all'assegno di studio, e poi abbiamo i beneficiari, quelli che davvero lo ricevono.
e i beneficiari sono una percentuale minima rispetto agli aventi diritto, per cui diciamo, in assenza anche di questo minimo di dignità, con la beffa, con la presa in giro, questi ragazzi se ne vanno e dicono almeno discutiamo questa legge sul diritto allo studio che noi associazioni di studenti abbiamo presentato. Perché non è stata mai discussa? Forse perché le platee degli studenti in Sicilia non sono così facilmente fidelizzabili dal punto di vista del consenso, è più semplice pensare ai forestali che pensare agli studenti. Ma io mi chiedo perché 5 Stelle, opposizione per 5 anni, questa battaglia non l'ha portata fuori dall'Assemblea regionale? Guardate che è così che si fa la politica. Quando al Parlamento, quando alla Camera hanno tentato di fare passare alcune leggi liberticide sul piano del rigore costituzionale, sul piano dei diritti civili più elementari, quando hanno tentato di imbavagliare la stampa e i giornalisti, quando hanno tentato di ammanettare i giudici, quando hanno tentato di costruire delle regole che impedivano ai cittadini di sapere che cosa accadeva attorno ai processi, dentro le vicende giudiziarie, e potevano farlo perché la maggioranza per portare in aula e far approvare quelle leggi c'era, quel ragionamento, quella vertenza è stata portata fuori da Montecitorio, è stata offerta a una discussione in piazza, è stata condivisa con cittadini, con intellettuali, professori, studenti, impiegati, maestri, e alla fine quando è venuta fuori alta la voce di un paese che non voleva che venissero imbavagliati i giornalisti e i magistrati, quando hanno capito che il costo da pagare in termini di consenso era troppo alto, l'hanno lasciata cadere, perché è così che si fa opposizione. Non stando al balcone aspettando che si presenti l'ora delle elezioni e adesso dateci i nuovi voti. Si fa così opposizione, offrendo alla gente la capacità di condividere, di stare insieme, di lottare insieme. Perché non è accaduto su alcuni dei passaggi più semplici? Tu ricordavi poco fa la legge di iniziativa popolare firmata da decine di migliaia di persone e portata avanti da centinaia di associazioni perché ci fosse un reddito aggiuntivo rispetto agli strumenti che già mette a disposizione il governo nazionale per la povertà più assoluta, 400.000 persone che hanno un problema alimentare e ci sono gli strumenti finanziari per poter dare il diritto a mangiare, a sopravvivere a 400.000 persone, non è stata portata al voto, probabilmente perché quei 400.000 non voteranno mai, non sono una platea che serve, perché abbiamo costruito una politica che è in mente una sola cosa, la costruzione del consenso, il controllo del consenso, è questo che è accaduto. Ed è questo che è accaduto, dico solo questo in termini di progetto, di programma, di mille cose belle, facili da fare, perché questa è una terra che ha risorse, che ha opportunità, ma che non ha avuto né intelligenza né limpidezza politica, ha pensato che ogni spesa dovesse essere quella da bancomat, che serviva per fare assistenzialismo, per creare dipendenza, attesa, obbligo. Noi parliamo di beni culturali, il più straordinario giacimento che esiste nel Mezzogiorno, parliamo di turismo, diceva bene Raffaella, un nono della, siamo noni nel gradimento, un trentesimo del fatturato turistico nazionale e abbiamo la più straordinaria concentrazione di siti museali, teatri greci, eccetera, 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 che aspettano di essere messi a sistema, di avere una politica che li valorizzi, di essere messi a sistema anche assieme alle politiche del turismo. E allora, quando tutto questo è un'opportunità che ci viene offerta anche per creare nuovo lavoro, per dare senso, ossigeno alla nostra capacità di produzione, per essere presenti con una faccia diversa, un po' più tranquillizzante anche sul dibattito pubblico nazionale, com'è possibile che l'assessore al turismo venga licenziato un mese prima che si vada al voto soltanto perché ha scelto di non candidarsi col partito del Presidente? Com'è possibile questa concezione così proprietaria della politica per cui gli assessori, le amministrazioni servono soltanto in quanto fanno parte di un disegno elettorale? Se sono fuori da quel disegno elettorale non se ne parla. Com'è possibile cambiare 52 assessori in 5 anni? Com'è possibile l'ultima riunione di giunta nominare 28 figure apicali nella pubblica amministrazione che hanno una sola cosa in comune? Hanno tutti in tasca la testa del partito del Presidente. È questa l'idea della politica che noi dobbiamo superare. Perché noi non siamo costretti ad essere rassegnati, non siamo costretti a dover continuare a convivere con quelle statistiche tragiche, drammatiche, non siamo costretti ad avere questa dimensione, idea di noi stessi, la rassegnazione premi i peggiori. E allora noi questo vi proponiamo. Vi proponiamo misure, come dire, di buon governo che stanno nelle nostre possibilità, nella nostra realtà materiale, nelle nostre qualità, nei nostri strumenti, 8 miliardi e mezzo di Agenda 2000 che aspetto di essere spesi da qui
al 2020, forse non saranno utili per il ponte sullo stretto, forse magari investirli sulla ferrovia che non continua a marciare a 32 km all'ora può essere una cosa un po' più prioritaria, forse investirli sulla formazione che sappia essere formazione in un terreno di saccheggio di quelli come Genovese, che hanno fatto occasione di racket elettorale, di business elettorale. E forse una risposta di dignità dei siciliani dovrebbe essere quella di dire al giovane genovese: torna a studiare, noi non ti votiamo perché sei figlio di Genova. Non ci va questa idea proprietaria della politica e dei voti. Noi vi proponiamo il contrario. Mentre tutti vanno a fare accattonaggio, fatemelo dire, miserabile, sul voto utile, cioè già abbiamo il 60% di persone che non votano, e a quelle poche che votano va anche a dirgli: guarda che il voto utile te lo spiego io qual è, ma lasciateli votare secondo passione, secondo coscienza, fategli capire, capite voi stessi, Musumeci, Micari e Cancelleri, che l'unico voto utile in Sicilia è il voto libero, perché il voto libero restituisce responsabilità, perché è l'unica via per riscattare questa terra. E i 100 passi non è soltanto il titolo di un film, non è soltanto un vino che producono i ragazzi che sono messi a gestire i beni confiscati ai mafiosi, non sono soltanto le parole di una canzone che ci ha emozionato tutti, è un modo per far capire che questa è una sfida di tutti, non c'è qualcuno che si candida e qualcun altro che vota, è una sfida che sopprime definitivamente ogni forma di obbedienza, ogni vincolo, ogni idea di appartenenza, e che pretende che ciascuno metta in campo la propria responsabilità di cittadino. Io ci credo, lo sento, sento che cresce, me lo dite voi, me lo dicono le piazze che ogni sera noi ci incontriamo, siamo gli unici a fare comizi, gli altri preferiscono cosucce al chiuso, tranquille, domestiche, dove tutti quelli che intervengono sai già che ti voteranno, per cui non puoi avere sguardi molesti, nessuno che la pensa diversamente con te. Io credo invece di ancora parlare a tutti, qui non so chi vuole votarci, chi no, forse proveremo a convincere qualcuno che è convinto che il voto a destra debba andare a Musumeci, gli spiegheremo: guarda che se il voto a destra ha un sentimento di libertà civile, di passione, hai scelto la passione, la persona sbagliata. Vorremmo parlare a quelli che considerano che la soluzione alla rassegnazione sia il voto di protesta. Ragazzi miei, non basta, non serve, la protesta anima un comizio, la protesta appassiona una piazza, ma la protesta è un fuoco d'artificio, una piroetta, poi ricade a terra e non resta più nulla. Abbiamo bisogno di costruire una sfida che appartiene alle nostre possibilità, da quale ci sia concretezza, intelligenza, una regione che torna ad essere un luogo di programmazione, che prenda su di sé alcune vertenze istituzionali col governo centrale, che metta attorno un tavolo Trenitalia e dica: si fanno i treni prima di qualsiasi altra cosa. Questo serve, una regione che abbia questa legittimità, questa capacità, questa libertà. E la libertà di chi governa passa attraverso voi. Se questo voto il 5 novembre sarà un voto libero, a chiunque vada, la Sicilia sarà più libera. Se dentro questa libertà ci sarà una capacità di dare fiducia alla lista dei 100 passi, a Claudio Fava presidente, faremo il nostro meglio per essere contenti di quello che abbiamo deciso insieme il 5 novembre. Grazie.